Cari telespettatori, care telespettatrici, oggi in Terra d'Olio presentiamo un'importante azienda calabrese. Siamo in agro di Cammarata, nel comune di Castrovillari, in un grande distretto agroalimentare ed industriale. Questa è un'azienda pilota, è un'azienda modello. Noi la presentiamo come un'azienda guida in un comprensorio di grande valenza, di grande cultura storica, di grandi potenzialità. Noi con l'occasione vogliamo ricordare il timoniere originario di questa realtà, il nobile Michele Caligiuri, un grande pioniere anche dell'altopiano della Sila, che ha con fiuto, con intelligenza negli anni passati riuscì ad individuare questa realtà. Poi il testimone passò ai figli, a Renzo, che è qui vicino a me, che saluto con grande affetto, e al compianto fratello Agostino, che sono stati poi gli artefici, quelli che hanno cambiato un po' il volto di questa realtà. Con un trascorso cerealicolo, poi mano a mano, questa realtà dove noi oggi ci troviamo ha assunto la fisionomia di una realtà polivalente, multifunzionale, con validissimi settori produttivi che vanno dalle pesche alle nettarine, agli agrumi, clementine, arance, agli ortaggi e poi anche a questa magnifica attività che, alla quale viene data particolare importanza come novità, è l'asparagea, che è stata costituita anche in questo contesto. Adesso diamo la parola a Renzo Caligiuri, che è qui con noi, che ci dirà nella essenza il valore, dove noi ci troviamo oggi, questa realtà che stiamo visitando. Grazie di essere venuti a trovarci. Io, al di là di tutto, sono contento perché ogni tanto mettiamo in evidenza queste eccellenze nostre, eccellenze che sono un po' trascurate dal mondo politico, dal mondo istituzionale, però noi con forza, come dicevi prima, è un'azienda che viene dalle origini, quindi un'azienda tradizionale però che è stata trasformata negli anni. Oggi abbiamo delle grosse produzioni, diciamo, che affrontano i mercati non solamente nazionali ma in tutta Europa, quindi produciamo tutto ciò che il mercato oggi richiede. Non siamo a produrre quello che vogliamo produrre noi, no, noi produciamo tutto quello che oggi il mercato viene richiesto. L'azienda Torre di Mezzo si è estesa con altri gruppo Caligiuri, ha creato altre attività zootecniche, altre attività commerciali, ma anche sull'area di Sibari con dei terreni in fitto che i miei nipoti gestiscono, con valenza, con produzioni di alto pregio. L'azienda bonsai. L'agricola bonsai. Devo dire che purtroppo sono tempi non facili per il mondo agricolo, quindi io sollecito un tontino non nel mondo politico, ma sollecito le organizzazioni professionali tutte a che tutelino in un modo forte ma congiunto assieme quelle che sono le nostre produzioni, le nostre campagne, la nostra agricoltura. Presidente Caligiuri, lei ha anche un importante trascorso dell'attività sindacale, del mondo associativo, del mondo agricolo. La sua esperienza è stata forte, è stata notevole negli anni 80, negli anni 90. Come giudica oggi l'attenzione verso le problematiche agricole dal suo osservatorio, da questa realtà importante di Torre di Mezzo? Guardi, io avendo gestito per quasi 15 anni un po' la Confagricoltura e Calabria e provincia, devo dire che con grande rammarico rimbiango i tempi trascorsi, perché una volta le organizzazioni tutte e quattro assieme camminavano sotto braccio e affrontavano i problemi assieme, si rivolgevano alla politica con un unico linguaggio. Oggi vediamo che c'è un tiro di giacchetta a destra e a sinistra e non si riescono a sapere le motivazioni di questi sdoppiamenti, di questo allontanamento fra le organizzazioni e chi ci va di sotto purtroppo il nostro comparto. Oggi sollecitiamo un avvicinamento fra le organizzazioni, piccole e grandi che siano, non ha importanza, l'interessante è che tuteliamo le nostre campagne nel nostro mondo agricolo, che necessita oggi di essere tutelato. Desideriamo con forza che queste eccellenze venissero anche dal mondo politico tutelate verso una,
una concorrenza sleale nei nostri confronti. Noi facciamo lotta integrata, facciamo biologico, ma facciamo tutto quello che c'è da fare, però non possiamo poi trovarci davanti all'uscio di casa delle produzioni che vengono oltre frontiera, oltre paesi, che si presentano in un modo scorretto sul mercato, creandoci una concorrenza, prima dei costi troppo esosi, e non riusciamo purtroppo a mandare avanti le nostre aziende. Insomma, ecco. Quindi attenzione e tutela allo stesso tempo delle nostre realtà produttive. Certamente, noi abbiamo creato il distretto agroalimentare dell'area della Sibaritide non perché non eravamo bravi a produrre, l'eccellenza l'avevamo già prodotta. Abbiamo cercato di metterci assieme come distretto agroalimentare di qualità dell'area della Sibaritide, partendo dall'olio, il latte, le drupacee, gli agrumi e tutto ciò che sono le nostre eccellenze, però purtroppo abbiamo visto che il mondo politico non ha guardato il distretto agroalimentare con un occhio di riguardo quanto si chiedeva. Erano circa 350 soci che avevano aderito a questo importante distretto agroalimentare della Sibaritide. Quindi mi auguro che venga di nuovo ripreso il discorso con il nuovo governatore della regione Calabria, finché guardi il distretto agroalimentare con un occhio diverso di come precedentemente l'hanno guardato gli altri governatori. Presidente Caligiuri, lei essendo un protagonista di questa realtà dove oggi noi ci troviamo, fortemente convinto ancora del valore e della valenza dell'agricoltura, anzi lei volutamente ci ha voluto portare qui in questo uliveto dove stiamo realizzando la sua scheda, che sta a testimoniare anche il valore, la valenza e l'importanza dell'olivicoltura in un contesto come quello che rappresenta la sua realtà, la sua azienda. Ma nello specifico, come secondo la sua esperienza, come dovrebbe essere organizzato il Made in Calabria, l'agroalimentare di qualità in cui c'è l'olio, c'è il vino, ci sono le pesche, ci sono i prodotti ortofrutticoli e tutto quello che di buono e di importante si può produrre in terra di Calabria? Come hai già detto, le eccellenze le abbiamo, quindi è solamente una questione di proteggere queste e di presentarle al consumo in un modo, diciamo, più consono ma più giusto e che sia remunerativo per il mondo agricolo. Per fare questo, oltre all'associazionismo, che credo che è importante, però ci vuole una tutela. Questa tutela va rivolta un po' a chi oggi ci governa, perché è inutile presentarci con un prodotto. Se voi vedete, l'olivicoltura per me è importante, noi siamo partiti da queste piante che voi vedete, per noi era l'inizio della scelta agricola. Chiaramente poi siamo andati modificandoci, da un centinaio di ettari che avevamo di olivicolture, oggi vedete i pochi ettari che abbiamo in produzione, che comunque sono importanti, sono un bello livello, ma sono importanti per la nostra azienda. Noi ci siamo trasformati in drupace, in altre culture specializzate per affrontare i mercati, ma non solamente i mercati locali come era in tempo solamente sull'olivicoltura. Però chiaramente oggi ci troviamo con grosse difficoltà a commercializzare quelle che sono le altre produzioni. Però è la terra è santa, la terra è sana, la terra dà sempre i suoi frutti. Quindi io, da persona ormai matura, il testimone l'ho già ceduto ai miei nipoti e a mia figlia, però chiaramente vedo che ci sono grossi problemi ad andare avanti a conservare queste eccellenze e questi terreni che abbiamo creato con molti sacrifici. Presidente, da ultimo, a mente della sua lunga esperienza, esperienza in campo, esperienza a tutto tondo, può rivolgere un appello, un saluto e un augurio agli agricoltori calabresi? Siamo uniti e forti, guardate che ce la faremo, perché la terra ripaga sempre. Diamo la terra, stiamogli vicino, non abbandoniamo. Ai nostri figli diciamo di non allontanarsi da quello che è il ruolo importante del mondo agricolo. Gli agricoltori non ci si diventa, chiaramente ci si nasce, però i nostri figli devono continuare quello che noi abbiamo creato. L'augurio nostro, Presidente, ancora buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Bene, il Presidente Caligiuri ha fatto più di un accenno al ruolo dell'associazionismo nel contesto dell'agricoltura calabrese, dell'agricoltura calabrese e delle produzioni di eccellenza del nostro settore primario. Oggi ci accompagna, come sempre, il presidente dell'Associazione Olivicola Cosentina, Massimino Magliocchi, al quale immediatamente chiediamo, ecco, a quello che ha detto il presidente Caligiuri è di grande sprone per l'associazionismo, per il mondo agricolo, per tutti quelli che fanno impresa in Calabria. Presidente Magliocchi. Certamente, quello che ha detto
Presidente Caligiuri, con la sua esperienza, la sua professionalità in questo settore, non può che esserci, oltre che di buon augurio, ma anche di sprone. Io la cosa che mi fa più piacere proprio in questa giornata è di essere venuti qui in questa valle stupenda della nostra provincia, ma in questa azienda dove qui c'è, abbiamo potuto notare quanto di buono si fa in agricoltura, cioè la multicoltura che qui si sviluppa, l'impegno innanzitutto che si è fatto e si fa per fare qualità. E oltretutto abbiamo visto che qui siamo con la terza generazione che vive in questo mondo dell'agricoltura e lo fa veramente con grandissima dedizione, con impegno, con sacrificio, oltre alla professionalità che anche i nuovi agricoltori che sono che è la terza generazione sviluppano in questa azienda. E qui cosa possiamo vedere? Che è un'azienda che ormai vive già di tutto quello che ha creato, di tutto quello che in questi anni è riuscita a fare e sviluppare, cioè naturalmente a farsi conoscere nei mercati, cioè nei mercati non solo nazionali ma anche in quelli internazionali, che credo che sia il momento più importante di questa dell'internazionalizzazione delle nostre aziende, cioè quando c'è voglia, quando c'è capacità, si riesce bene. E quindi anche la parte politica deve tenere conto di questo principalmente, deve tenere conto che queste aziende non è che chiedono, come diciamo sempre, gli interventi a pioggia, chiedono solamente quell'intervento, quel sostegno di poter andare avanti in un modo diverso, cioè essere tutelati per i trasporti che da noi sono con costi altissimi, il momento della concorrenza con le altre colture che arrivano e i prodotti che arrivano da altri paesi e che con una concorrenza spietata e che viene immessa sui nostri mercati senza controllo, senza nessuna cognizione di quello che si viene a vendere sulle nostre tavole. Presidente, c'è un altro elemento che occorre mettere in risalto. A parte l'efficiente autonomia dei singoli comparti che stiamo visitando questa mattina qui presso l'azienda Torre di Mezzo, incontrata Cammarata, Castrovillari, che interagiscono poi tra di loro perché la forza sta proprio in questo, ma l'elemento fondante che viene fuori, il filo conduttore, è che la famiglia Caligiuri ha sempre investito del proprio in questa realtà, cioè quindi consapevoli dei sacrifici che si affrontano e sulla valenza e il ruolo strategico dell'agricoltura per il benessere economico della terra di Calabria. Beh sì, questo sicuramente è proprio la loro forza, cioè l'aver investito non solo economicamente ma anche come valore umano, come valore morale, in tutto, cioè un impegno fatto a 360 gradi. Poi c'è la manodopera agricola pure che è importante. Certo, una manodopera agricola non indifferente, ecco, quando noi parlavamo che l'agricoltura è quel settore che ancora oggi in questi momenti di crisi riesce a dare occupazione e riesce a sviluppare occupazione, riesce a sviluppare ancora di più confronto a tutti gli altri settori, quello che è il momento di lavoro, il momento di dare e produrre in un certo modo. Presidente Magliò, che è importante poi fare riferimento anche all'ultima parte dell'intervista del Presidente Caligiuri quando parlava della tutela, delle garanzie per quanto riguarda il Made in Calabria, cioè la tutela sui mercati nazionali ed esteri dei nostri grandi prodotti di eccellenza. Abbiamo detto l'olio, il vino, i prodotti ortofrutticoli, la frutta e tutto quello che riesce a produrre l'agricoltura calabrese. Ecco, secondo la sua esperienza, secondo l'associazione olivicola che lei rappresenta, il punto d'incontro quale dovrebbe essere in maniera definitiva per far decollare tutto questo? Ma io credo che gli agricoltori innanzitutto devono tenere conto questa cosa dei marchi comunitari, dove lì c'è la certificazione del prodotto di qualità. È considerato che qui in Calabria e nella nostra provincia si produce qualità,
e lo stiamo vedendo da oggi, lo stiamo vedendo in questa azienda con il latte, con la frutta, con l'olivicoltura, dove tutti questi prodotti riescono a coesistere bene producendo qualità, e loro sanno che fare qua, quindi puntare molto sui marchi di comunitari dove c'è la garanzia per il consumatore di un prodotto genuino, di un prodotto sano, di un prodotto che viene da un determinato territorio. Ecco, sono queste le cose che noi dobbiamo tenere più da conto, e che i nostri ascoltatori, i nostri agricoltori, i nostri olivicoltori devono seguire, perché il segreto delle nostre produzioni sta nel certificare queste produzioni. Il perché di questa visita, il perché di questa realtà, comunque, che diversifica un po' gli obiettivi che noi ci siamo prefissi nel programma Terra d'Olio, è quello di sancire un connubio, una relazione tra settori produttivi, tra piante produttive, quindi l'olivo, gli agrumi e le altre piante da frutto come le pesche e le nettarine. Noi siamo qui volutamente per indicare il valore multifunzionale dell'agricoltura, un'agricoltura moderna che guarda anche a mezzi semplici, che guarda alla naturalezza degli interventi per salvaguardare l'agroecosistema. A questo punto penso che l'intervento del nostro amico dottor Nino Iannotta, che ha una grande esperienza come ricercatore del Craoli di Rende, è molto opportuno. La prima riflessione da fare è che noi ci troviamo in questa parte di questa azienda multifunzionale e multiproduttiva. Noi bella perché siamo nell'oliveto, Triano. Esattamente, siamo nell'oliveto, quindi siamo nella parte storica, quasi a rappresentare come l'olivicoltura sia poi la madre di tutte le colture, almeno per quanto riguarda la Calabria e più in generale il Mediterraneo, laddove noi siamo in posizione baricentrica. Poi si faceva questo discorso della qualità e della certificazione della qualità, poc'anzi il Presidente accennava a questo concetto, sul quale io vorrei ritornare, perché proprio approfittando di questa azienda dove praticamente si produce, abbiamo visto il latte, abbiamo visto le pesche nettarine, e si fa anche agrumicoltura di qualità, dove praticamente sono rappresentate, molto rappresentate le clementine. Qui siamo proprio nella zona di Sibri, nella culla di coltivazione delle clementine. Sono tutti prodotti certificati ad alta qualità, e quello per il quale noi ci stiamo battendo anche nel settore dell'olio, perché noi stiamo cercando di abbattere, di modificare questa attuale normativa che prevedono questa etichettatura di olio extravergine di oliva, che è un'etichettatura ormai vetusta, ormai non in linea con i tempi, dove praticamente questa qualità è rapportata ad alcuni parametri merceologici, commerciali, come l'acidità, il numero di perossidi, l'assenza di difetti, che sono cose che dovrebbero essere scontate. Tutti i prodotti devono avere queste caratteristiche, altrimenti non sarebbero proprio commestibili. Invece noi dobbiamo inseguire una nuova normativa, una nuova etichettatura, un po' sull'esempio del latte. Il latte è il latte fresco, diciamo, imbottigliato con queste etichette di alta qualità, dovrebbe essere di esempio anche per l'olio, dove questa alta qualità viene inseguita e dove dovrebbero essere valorizzate alcune sostanze nell'olio contenute che nella precedente normativa non vengono considerate. Non so, pensiamo tutte alla frazione di sostanze salutistiche e nutrizionali, il gruppo vitaminico, i polifenoli, gli stessi acidi grassi insaturi in una certa misura, in una certa dimensione, gli steroli e tutte le altre componenti che la ricerca sta mettendo in luce essere presente nell'olio, e quindi ovviamente riconoscere a questi oli che contengono queste sostanze questo riconoscimento di alta qualità. Bene, stiamo riscontrando, dottore Iannotta, come questo requisito della qualità sia estremamente importante, esclusivo per perfezionare, migliorare le produzioni, ma soprattutto per avere credibilità sui mercati, sia nazionali che esteri. Ma più complessivamente, noi che stiamo calpestando questa importante realtà aziendale di oggi qui a Torre di Mezzo, località Cammarata, ci stiamo rendendo conto come
sì, utilizzano le tecnologie più avanzate, però ci stiamo rendendo conto della qualità e della bontà dell'ambiente, dell'ambiente agronomico, che è una grande ricchezza che sta a presidio del futuro di questa attività. Dottore Iannotta, una conferma, una sua autorevole conferma su questo. Sì, posso sicuramente confermare quanto lei sta dicendo a questo proposito, e mi piace anche sottolineare come questo connubio sia possibile e possa, diciamo, procedere di pari passo. La produzione di qualità o addirittura di alta qualità non è per niente antitetica a quelle che sono le tecniche agronomiche ecosostenibili. In questa azienda, proprio in questo tratto dove adesso noi ci troviamo, perché di Uliveto noi troviamo queste bellissime piante di Castanese, qui che hanno anche una certa età, però vedete come praticamente l'olivicoltura si è impostata in forma moderna, con sesti regolari, e soprattutto vorrei sottolineare l'attenzione alla sostenibilità di questa azienda. Infatti, se per un attimo si inquadra il suolo sottostante queste piante d'olive, si vede che è un suolo inerbito, quindi è un suolo che viene gestito in maniera razionale, in maniera corretta, e che si propone il mantenimento delle sostanze organiche e nutrizionali all'interno del suolo stesso. Dottore Iannotta, registriamo quello che si definisce, che è un piacere anche trovarsi in contatto, questo profumo di campagna che ci sta accompagnando oggi. Sì, sì, questo profumo di campagna evidentemente è relazionabile anche questo, diciamo, a un'agricoltura sostenibile, laddove praticamente le tecnologie non vengono esasperate, vengono oculatamente impiegate, per esempio nella meccanizzazione, ma per quanto attiene tutto quanto il resto vengono attuate delle pratiche culturali di grandissima valenza ecocompatibile. Il fatto del suolo ne abbiamo parlato, ma anche per come sono mantenute le piante e come sono mantenuti gli equilibri che permettono, diciamo, un basso impatto ambientale anche con i trattamenti, se non addirittura eliminarli del tutto, e questo contribuisce, diciamo, al mantenimento dell'ecosistema in generale, come giustamente accennava anche lei in precedenza. Gli equilibri biocenotici fra gli elementi parassiti, gli antagonisti dei parassiti, e anche questo fatto estremamente bello di questi colori che qui in questo momento, divisi da una stradina sulla destra, esattamente abbiamo il verde grigio splendido dell'oliveto e a sinistra tutto il rosa della fioritura del peschetto. È un esempio anche di possibilità di connubio di coltivazione. Attenzione, non stiamo parlando di consociazione, perché i peschi e gli olivi non sono insieme sullo stesso filare, sono in appezzamenti diversi, e questo sta a significare questa multietricità dell'azienda che noi perseguiamo e di cui praticamente parliamo in queste circostanze, ne parleremo anche in futuro. Questa ricchezza della diversificazione produttiva, che poi significa anche un'azienda prototipo, un'azienda dove si fa reddito, dove si fa l'agricoltura che conta. Sì, è una multietricità produttiva, quindi un concetto economico, però è anche un concetto ecologico, perché è una biodiversità che comunque è contenuta all'interno dell'azienda, e c'è anche questo aspetto della sostenibilità che mi sta particolarmente a cuore, dove per sostenibilità si intende il reimpiego di tutte le energie che sono prodotte nell'azienda e vengono reimpiegate. Allora, per esempio, qui abbiamo le stalle, le abbiamo visitate, c'è il letame che viene reimpiegato direttamente in campo ad arricchire le sostanze organiche del terreno, le sostanze nutritive del terreno. Abbiamo visto anche la struttura dove si fa la fecondazione artificiale, ci ha fatto vedere l'azoto liquido prima il presidente Caligiuri. Sì, sì, e infatti questa è una cosa di straordinaria efficacia, straordinaria bellezza, quella dell'incontro fra la tecnologia moderna
delle tecniche moderne anche nella coltivazione, anche nell'allevamento zootecnico, in sinergia, in simbiosi direi, con la parte più culturale, più agronomica, che è rappresentata da queste colture, che pur diverse nel loro insieme, contribuiscono tutti insieme a mantenere l'equilibrio all'interno degli ecosistemi. Bene, bene dottore Iannotta, adesso noi ci fermiamo un attimo, diamo la linea alla regia per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Cari amici, benvenuti a una nuova puntata dell'agenda dell'agricoltore, che è la rubrica che si occupa di informare il mondo agricolo sulle opportunità, sulle scadenze che coinvolgono i produttori agricoli e i coltivatori diretti. Oggi diamo il benvenuto al dottor Massimo Gaudio, che è un esperto di credito agrario e che illustrerà quelle che sono le possibilità che ha il settore agricolo in questo momento di ottenere credito. Ma partiamo con ordine. Innanzitutto, quali sono le problematiche di questo settore che ormai si avvicinano da anni e che non consentono spesso di avere un accesso al credito? Oggi il credito è diventato un elemento importantissimo per quanto riguarda l'azienda agricola. Le difficoltà, come diceva il dottore Magliocchi, oggi per le aziende agricole nascono da 1998, quando in Italia cessa il credito agevolato per l'agricoltura. Questo ha comportato per le aziende agricole un nuovo approccio che fino allora si basava principalmente sul patrimonio e non sul reddito. Le nuove disposizioni sia di Banca Italia che della Comunità Europea con l'accesso di Basilea 2 comportano oggi una valutazione del merito creditizio legato principalmente a quella che è la redditività dell'azienda. Redditività dell'azienda che per le imprese agricole e principalmente per le imprese agricole meridionali, dove la loro dimensioni sono tali che non consentono grossi redditi derivanti da documentazione ufficiale, perché anche la tassazione consente alle aziende agricole di ricorrere solo al reddito agrario e al reddito domenicale. Pertanto quello che è la redditività dell'azienda viene molto mortificata e le banche in queste situazioni hanno difficoltà, anche in funzione di questi nuovi strumenti che sono il rating, lo scoring e così via, che sono parole alquanto difficili da essere interpretate dal mondo agricolo in generale. Allora ecco che è necessario un approccio diverso al credito, dove devono intervenire anche delle strutture più qualificate, quale potrebbe essere il servizio offerto da Eurosynergy, che può aiutare e guidare in queste scelte l'agricoltore, con l'ausilio naturalmente di tutte quelle presenze e quelle istituzioni che possono garantire un successo all'agricoltore. Io ringrazio il dottore Gaudio. Proprio a questo proposito prendiamo l'argomento dei consorzi fidi, che sono quei consorzi che possono dare una mano e garantire, coobbligarsi con gli agricoltori in virtù di determinati investimenti. E a questo proposito, ricordando la nostra attività di consulenza, qui c'è un infopoint di AgriFidi, quindi anche in questo caso gli agricoltori possono rivolgersi a noi per questo servizio. Ma nello specifico, cos'è AgriFidi e che opportunità può dare al mondo agricolo? AgriFidi è un consorzio di garanzia nato nel lontano 1987 per iniziativa di alcuni illuminati agricoltori della provincia di Cosenza, che proprio hanno precorso i tempi
pensando a quello che i tempi che mutavano rapidamente. Pertanto il consorzio Fidi, e AgriFidi in particolare, vuole svolgere una duplice attività. La prima di assistenza e consulenza, in modo da dare quell'aiuto all'agricoltore affinché possa accedere a forme di finanziamento corrette e correlate a quelli che sono i propri investimenti. Sul territorio ormai AgriFidi ha creato una serie di rapporti tra i principali collaboratori di AgriFidi, e annoveriamo Eurosynergy, che con la sua presenza così capillare nel mondo agricolo riesce a veicolare e fare da primo step a quelle che possono essere le esigenze del mondo agricolo. Col nostro intervento poi andiamo ad affinare quello che possono essere le esigenze degli agricoltori, sia per quantità di finanziamenti, perché è bene sapere che il finanziamento deve essere dato in modo proporzionale all'investimento che deve realizzarsi. L'investimento non deve essere né maggiore né minore, in quanto maggiore è un eccesso inutile e il minore significa non realizzare l'investimento. E AgriFidi ha questa funzione, ha la funzione di agevolare gli agricoltori in queste scelte e nello stesso tempo fornire anche le garanzie sussidiarie o primarie che possono certamente ben gradite dal mondo bancario, anche in virtù del fatto che oggi AgriFidi può accedere anche a controgaranzie o a cogaranzie che vengono offerte sia da Ismea con la società SGFA, con Mediocredito Centrale e con Fingalabra, che è la finanziaria regionale calabrese nata proprio per dare un aiuto alle imprese presenti sul territorio. Benissimo, quindi è un quadro abbastanza chiaro che può essere di supporto al mondo agricolo. E a questo proposito una nota anche per un esempio pratico: ricordiamo che AgriFidi può coobbligarsi con l'azienda agricola con una percentuale dell'investimento che copre dal 50% all'80%. Bene, noi ringraziamo il dottore Massimo Gaudio di essere stato con noi e ricordo ai produttori agricoli che in questo mese di aprile, per il mese di aprile, le scadenze principali sono quelle legate innanzitutto alla domanda unica, perché in questo momento sta iniziando quella che è la cosiddetta ricognizione preventiva e l'invio dei nuovi titoli da parte del Ministero di AGEA in concomitanza con Arcea, e soprattutto questo è un periodo molto delicato per quanto riguarda le scadenze fiscali che interessano la metà del mese di aprile per quanto riguarda l'IVA e i contributi agricoli, e quindi è necessario proprio in questo periodo recarsi presso i propri esperti o consulenti contabili per ordinare i conti e far sì che le trasmissioni ai vari enti pubblici possano andare a buon fine. Io vi ringrazio nuovamente il dottore Massimo Gaudio per essere stato con noi e vi do appuntamento alla prossima puntata. In questo preciso momento ci troviamo nel centro zootecnico dell'azienda Torre di Mezzo, siamo in località Cammarata, in agro di Castrovillari, un grande distretto agroalimentare di eccellenza, di qualità. Stiamo vedendo ovviamente delle cose estremamente importanti nel programma Terra d'Olio, poi mano a mano vedremo come le affinità di questo contesto, diciamo, agroalimentare, gli elementi fondanti, gli elementi comuni sono il perseguimento della qualità totale delle produzioni, la qualità del suolo, la qualità anche del lavoro, perché questo aspetto importante della qualità del lavoro che perseguiamo in questo obiettivo in Terra d'Olio. Oggi abbiamo il piacere di incontrare la responsabile, l'amministratrice della filiera latte dell'azienda Torre di Mezzo, la dottoressa Fulvia Caligiuri, che in questo momento è accompagnata dal papà, da uno dei fondatori di questa realtà, questa filiera del latte. Abbiamo visto, è una realtà molto complessa, molto articolata, molto bene
organizzata, quindi è una realtà soprattutto specializzata per la produzione del latte e quindi anche dei derivati. Buongiorno e benvenuti nella nostra azienda. Sì, effettivamente, come ha detto lei, è un allevamento di razza frisona italiana che è tipica per la produzione del latte e la trasformazione del latte. Noi abbiamo una piccola parte di queste produzioni destinata alla trasformazione, ma più che altro tentiamo di vendere il latte fresco così com'è, di alta qualità o parzialmente scremato. Ha caratteristiche, quello di alta qualità, naturalmente organolettiche superiori rispetto a un latte normale, rispetto anche ad un latte fresco normale, però cerchiamo anche di fare una varietà di prodotti, quindi trasformando il latte crudo. Quindi è una produzione, abbiamo visto, diversificata, c'è anche la produzione di burro perché si ottiene la panna, perché si fa il latte parzialmente scremato, ma il concetto di qualità totale che cosa rappresenta? No, per noi rappresenta l'arma vincente. E abbiamo diversificato per come era possibile fino a quanto era possibile, perché è giusto offrire ai consumatori diverse possibilità e una scelta. Però l'elemento fondamentale che non abbiamo mai trascurato e mai potevamo trascurare è quello della qualità. Costante e totale. In che senso? Quando noi produciamo del latte di alta qualità, lo produciamo nelle nostre stalle, lo produciamo con l'alimentazione del bestiame, lo produciamo con la sanificazione delle nostre stalle, mantenendo accuratamente pulite tutte le nostre attività, le sale mungitura, e quello significa ottenere un latte di alta qualità. Poi, che questo latte di alta qualità l'abbiamo messo nei fiocchettini diversi, con una confezione da in vetro da 7,50 o da 2 o da 3 o da 5 litri, quello è per offrire qualcosa al consumatore nella scelta, ma su una cosa potete stare tranquilli, sulla qualità della materia prima. Ci siamo resi conto, dottoressa, sia della qualità anche degli ambienti di lavoro, in questo ambiente stallino dove ci troviamo, la salute del bestiame, il modo come sono tenuti gli animali, il tipo di alimentazione. Ci sono alcuni aspetti dell'alimentazione del bestiame estremamente importanti, cioè si va al naturale, sempre più al naturale, e poi c'è questo aspetto importante della trasparente genuinità, che è un termine che mi ha molto colpito. Sì, quando abbiamo deciso di entrare nel mercato del latte abbiamo detto: ma che cosa possiamo dare di impatto immediato ai consumatori? È un prodotto di alta qualità, ma la confezione deve essere trasparente, perché trasparente deve essere il nostro prodotto, non deve nascondere nulla, e quindi anche la scelta della confezione è stata dettata proprio da questo obiettivo della trasparenza e della qualità. Diceva benissimo prima il benessere degli animali: se non stessero bene i nostri animali non potrebbero produrre un latte di prima qualità come quello che facciamo. Abbiamo visto gli insalati di mais, poi ci sono le bucce degli agrumi, ci sono dei prodotti che non possono far altro che produrre uno stato di salute dell'animale ottimale. Noi abbiamo l'alimentarista ogni 15 giorni qua in azienda, che vede con le tabelle alimentari come stanno queste nostre bovine da un punto di vista di produzione, di assetto generale della vacca, e l'alimentazione viene calibrata sulle loro esigenze, però rispettando anche quella che è la nostra stagionalità. C'è un periodo che delle pesche per esempio devono essere buttate per diversi motivi, noi li diamo da mangiare alle nostre bovine, modificando la tabella alimentare, ma cercando di sfruttare quello che producono i nostri territori, la nostra terra. Dottoressa Caligiuri, ma la qualità non si dice solo a parole. Abbiamo visitato anche il laboratorio di analisi, abbiamo visto ben organizzato. E quando è nata l'azienda è nato il laboratorio, perché per noi il principio imprescindibile era quello di garantire la qualità in tutti i passaggi di questo prodotto, dalla stalla alla divisione latte alla commercializzazione del prodotto. E allora abbiamo detto: se ci dovesse essere un problema, noi facciamo analizzare un campione di latte crudo all'inizio e un campione di latte pastorizzato, non avremmo però l'immediatezza di conoscere quale catena del processo produttivo è andata fuori binario. Invece, analizzando in più riprese, in tutti i passaggi, il nostro prodotto, siamo in grado di dirvi se dovesse esserci un problema, dove è successo in maniera proprio repentina. Sappiamo, dottoressa, che il mercato del latte è quello prettamente regionale. Ci può fornire una testimonianza di un consumatore, di una consumatrice nel merito? Come no, di un consumatore qual è quello che potrebbe essere un nostro prodotto, o sono io una consumatrice? No, una testimonianza esterna. E come no, ci mancherebbe altro, sì. Allora, ci
chiamano in continuazione, ad esempio, da Taranto. E noi abbiamo detto, noi non riusciamo con il nostro quantitativo di latte a arrivare al di fuori della nostra regione. Ci farebbe enormemente piacere, dice, ma guardate, io sono disposto a venire al confine con la Calabria, voi me lo portate una volta, due volte a settimana e me lo venga a prendere. Questa è stata una gratificazione massima per noi. Bene, a questo punto, dottoressa, auguriamo ancora successi e affermazione per questa bella realtà, per questa bella impresa. Buon lavoro a lei. Grazie, grazie, grazie assai. A questo punto del programma, nel suo ufficio incontriamo Mario Caligiuri, che si occupa prevalentemente del settore finanziario di queste realtà imprenditoriali che oggi sono oggetto della nostra attenzione nel programma Terra d'Olio. Ma in particolare Mario Caligiuri è da qualche mese presidente regionale di Agrifidi, che è una realtà importante per il mondo agricolo, per le garanzie, per i percorsi di carattere economico-finanziario, una realtà importante, molto attesa peraltro dalle imprese, dagli imprenditori agricoli. Adesso Mario Caligiuri ci illustrerà in dettaglio cos'è Agrifidi e soprattutto gli obiettivi che si pone nei prossimi mesi in Calabria. Io ci tengo ad evidenziare la nostra origine come ultimo figlio di questa generazione, nel senso mio nonno Michele, che ha creato l'impero Caligiuri e che è proveniente dal settore forestale, dove la seconda generazione di Renzi e Agostino Caligiuri hanno realizzato quello che avete avuto modo di verificare oggi, la nostra realtà. E io sono l'ultimo dei figli di Agostino, quindi chiudiamo la terza generazione. Ci tengo ad evidenziare che sono un agricoltore, perché le origini di questa azienda fin dall'età di 15 anni sono cresciuto in questa realtà e ho maturato diverse esperienze nel comparto, tra cui quello amministrativo e finanziario della realtà Caligiuri. Proprio questa esperienza mi ha reso convinto di poter scendere in campo e dare una mano agli agricoltori del comparto attraverso lo strumento dell'Agrifidi, consorzio nato negli anni 90 e che possiamo dire con orgoglio è l'unico Confidi agricolo presente in zona, nato sulla provincia di Cosenza, che oggi ha la sua operatività, l'ha estesa nella regione. Consorzio Agrifidi, la sua mission è quella di agevolare l'accesso a credito delle aziende agricole, accompagnando gli agricoltori in banca, istruendola le varie tipologie di credito a lui occorrenti e con l'esperienza maturata di alcuni collaboratori, oggi l'Agrifidi vanta il primato su questo comparto. Dottor Caligiuri, quindi si colma un vuoto storico. È stata sempre la nota dolente del mondo agricolo questa, a volte mancata opportunità dell'accesso al credito in agricoltura. Agrifidi dovrebbe chiudere questo percorso, quindi aprire un nuovo capitolo nell'agricoltura calabrese. Beh, Agrifidi ha tutte le carte in regole per cercare di ottemperare a questa missione. Di conseguenza, con un aiuto modesto anche da parte delle istituzioni, mi riferisco ai comuni, alle province e alle regioni, possiamo davvero dare una mano ulteriore agli agricoltori per migliorare il loro accesso al credito anche a delle condizioni migliori rispetto al passato. Bene, adesso ci occuperemo più nello specifico del comparto frutticolo. Sì, c'è anche l'orto frutticolo come definizione di settore, però qui abbiamo il piacere di sentire la viva voce di un responsabile che sarebbe il presidente dell'Oppitore di Mezzo, proprio che è specializzato per la frutticoltura di questa realtà dove noi oggi ci troviamo. Si tratta del dottor Gian Michele Caligiuri. È doveroso dire che è il figliolo del compianto Agostino, uno dei protagonisti, dei cofondatori insieme a Renzo di questa realtà Torre di Mezzo,
che oggi stiamo visitando anche con grande affetto e con grande interesse per la valenza e per il valore che questa realtà produttiva esprime qui nel distretto agroalimentare della Sibaritide, ma più in generale della nostra Calabria. Gian Michele, l'esperienza in campo. L'esperienza in campo, noi siamo da metà degli anni 60, proprio in questa azienda sono stati messi i primi frutteti, i primi peschetti li mise all'epoca mio padre, insomma, insieme a mio zio, quindi fu questa azienda da volano insieme a delle realtà qui in zona e da lì partì l'esperienza della frutticoltura, della pescicoltura alle nostre piane di Sibari, che ancora in un contesto come quello attuale è un settore molto importante sia per le potenzialità e sia per, diciamo, le garanzie che fra virgolette insomma offre all'intero comparto, all'intero, diciamo, territorio. Pensi solamente nella nostra zona ci sono oltre 2000 ettari di pescheti che danno impiego nei periodi di punta anche a migliaia di operatori, di famiglie che vivono in queste nostre aziende e traggono il reddito da questa nostra attività. Dottor Caligiuri, queste prelibatezze su quali mercati vengono accreditate? Quali realtà, quali consumatori, ecco, richiedono queste nostre veramente eccellenze di gusto e di bontà di tutto? Noi come storia, da quando siamo partiti, abbiamo sempre cercato di fare dei lavori più selezionati, cioè toccare quelle realtà anche commerciali che erano più attente anche alla qualità, insomma, che riusciamo a fare anche oggi, anche se dobbiamo tenere presente che il clima anche da noi in Calabria sta cambiando, quindi non è sempre facile avere degli elevati standard qualitativi, però alla luce anche di quella che è la professionalità legata anche dalla nostra struttura, alla nostra anche organizzazione tecnica e la gran parte anche del personale che abbiamo formato nel corso degli anni, riusciamo anche ad avere un prodotto di qualità, e la qualità ovviamente si fa in campagna, puntando anche sull'innovazione di queste nuove varietà, con, diciamo, un sistema che funziona a valle, quindi con le strutture che ci consentono di raffreddare e condizionare al meglio, oltre che lavorare e commercializzare il prodotto. Operiamo anche attraverso una grossa realtà del nord con cui abbiamo creato delle sinergie commerciali, perché al giorno d'oggi con questa globalizzazione oramai, anche se la realtà nostra è una bella realtà, però insomma i numeri per poter competere su certe direttrici insomma devono crescere. E grazie a questo accordo col gruppo Mazzoni stiamo puntando a consolidarci sui principali mercati europei, quindi dalla Scandinava piuttosto che al mercato inglese, a quello, diciamo, austriaco, quello tedesco, insomma, che è uno dei principali anche mercati di riferimento. Stiamo crescendo anche sulle principali anche catene distributive, parlo sempre di catene distributive, anche sulle principali catene distributive nazionali, insomma, che stanno crescendo sempre di più e stanno diciamo, riconoscendo alla nostra realtà anche un valore aggiunto legato alla qualità che riusciamo a fare, quindi stanno aprendo tante realtà nuove anche per le nostre produzioni, e su questo potrebbe essere anche molto interessante questa richiesta che stiamo facendo già da diversi anni per poter avere anche l'IGP, quindi il riconoscimento del consorzio IGP Pesca nei treni di Calabria, che potrebbe essere davvero uno strumento in più per poter valorizzare le produzioni tipiche della nostra regione e in particolare della piana di Sibari. Presidente, dalla qualità, dal miglioramento delle possibilità di mercato, di interesse verso i prodotti di qualità della nostra terra di Calabria, l'olio di oliva, le nettarine, gli agrumi, le clementine, tutto quello che è di esclusiva proprio dell'agricoltura calabrese, ecco, il passaggio fondamentale per offrire al mondo tutto questo paniere di gusto della Made in Calabria. L'esperienza della olivicola è un'esperienza importante, anche perché c'è la presenza sui mercati esteri quando si tratta di promuovere l'olio extravergine calabrese. Sì, quello che emerge proprio per questi nostri prodotti, dove, come lo dicevamo prima, sono tutti prodotti di eccellenza, di alta qualità, frutto dell'impegno che stiamo da oggi qui, lo stiamo vedendo e lo stiamo toccando con mano, e non può esserci che un momento di aggregazione da parte dei produttori, perché qua c'è una realtà di tanti produttori che fanno qualità, e se queste produzioni
vengono messe insieme, si ha naturalmente anche sui mercati una presentazione diversa, cioè c'è una presentazione di un prodotto e di quantità notevole, quindi è di un solo soggetto che va a presentare queste quantità, che fanno la differenza sui mercati, perché un conto presentarsi singolarmente e un conto presentarsi sotto il simbolo di un consorzio, di una OP, di una cooperativa, è tutto diverso. Bene, grazie Presidente per questa importante puntualizzazione. Dottore Iannotta, a questo punto penso che una ulteriore esplicitazione sul concetto di qualità, di come si arriva poi alla postazione ottimale. Io vorrei prendere spunto da quanto proprio detto in questi ultimi istanti, anche citando il Presidente Magliocchi, per riflettere come la Calabria in generale e la provincia cosentina, la Piana di Sibari in particolare, abbia questo paniere di prodotti di grandissima eccellenza da offrire e da esporre all'Expo prossimo del 2015 a Milano. Io credo che questo sia un bellissimo bigliettino da visita per la Calabria e per la Piana di Sibari, poter creare un paniere di questo genere laddove c'è l'olio di altissima qualità, il latte di altissima qualità, le nettarine. Una grande opportunità questa. Una grande opportunità. Le clementine di Calabria, le clementine della Piana di Sibari, che sono un altro fiore all'occhiello. E quindi io penso che questo possa essere, diciamo, un punto di partenza, un volano per lo sviluppo e la conoscenza di questi nostri prodotti, ormai nel mondo, perché se riusciamo su Expo a, diciamo, creare un'immagine della Calabria agricola con queste caratteristiche di qualità, io credo che avremo nel futuro i riscontri anche dal punto di vista economico. Questo accenno all'Expo, alle eventuali opportunità che può offrire alle nostre realtà importanti, realtà produttive calabrese, è stato un riferimento molto, molto opportuno. Siamo alle battute finali del programma di oggi qui nell'azienda Torre di Mezzo, in località Cammarata, Castrovillari. Siamo ovviamente in Calabria, in una delle aziende guida, in una delle aziende pilota. Abbiamo visto la diversificazione produttiva e l'organizzazione stessa del lavoro. Adesso nel ringraziare tutti gli ospiti del programma, a partire da Nino Iannotta, il Presidente dell'Associazione Olivicola Massimino Magliocchi, anche Massimo Guido che ci ha accompagnato questa mattina. Però la testimonianza è importante di questa visita, la vorremmo chiedere anche a Gaetano Rizzo, che è un imprenditore che conosce la realtà, conosce anche la famiglia Caligiuri, sono amici storici e questa testimonianza per noi è importante. Poi saluto e ringrazio anche gli altri componenti della famiglia Caligiuri, Mario Caligiuri, Gian Michele Caligiuri e la dottoressa Fulvia Caligiuri. Quindi Gaetano, questa è un'azienda che è un lustro per la Calabria che vuole fare le cose per bene. Sì, io vorrei sottolineare due peculiarità secondo me molto importanti di questa azienda. Una da un punto di vista sociale, diciamo che non vorrei fare dei paragoni irriverenti, però può essere considerata una piccola Fiat qui nella nostra realtà, dove sappiamo il lavoro che manca, eccetera. Da un altro punto di vista tecnico-culturale, è un'azienda, io la conosco da sempre, la frequento da sempre, che ha dato sempre degli input molto positivi a tutti noi qua intorno, sia come innovazione, sia come specializzazione, sia come tecniche culturali, ed è un esempio che va seguito, se vogliamo migliorare anche le nostre aziende, è un esempio che certamente va seguito. Grazie. Un'azienda guida, Presidente Magliocchi, quindi una realtà importante, ce ne fosse bisogno di queste realtà importanti nella nostra regione. L'associazionismo è stato anche il filo conduttore del programma di oggi. Allora, rilanciamo l'associazionismo, come e in che termini? Ma come e in che termini l'abbiamo potuto vedere da quello che sono le produzioni di questa azienda e di tante altre che vivono qui su questa zona che
Fare associazionismo, come dicevo prima, fare cooperazione, essere consorzio, essere un momento di aggregazione diventa molto, molto importante. Molto importante è l'esempio che qui oggi stiamo vivendo, ne è testimone. Grazie Presidente. Massimo, sei un amico storico del Presidente Caligiuri, un saluto a questo punto è doveroso. Io ringrazio l'opportunità che mi hai dato stamattina di partecipare a questa splendida giornata, anche in virtù dell'amicizia che mi lega alla famiglia Caligiuri, che nasce da tantissimi anni. Io ho avuto il piacere di conoscere Agostino Caligiuri, che è stato veramente un imprenditore vulcanico per le sue iniziative e per la grande socialità di queste terre. Non possiamo nemmeno dimenticare che è stato così legato allo sport di questa realtà. Con Renzo, che mi onoro di avere qui a fianco, è la persona più cara che io ho potuto incontrare in questo settore per la sua professionalità e per la sua grande umanità. Grazie per questa testimonianza di grande affetto. Presidente Caligiuri, allora doverosamente le ultime battute spettano a lei di questa visita, l'importanza di questa visita. Di questo gruppo di amici che stamattina sono stati vicino a te. Grazie, io innanzitutto ti ringrazio perché mi ricorda forse una decina d'anni fa ci siamo rivisti in questa stessa azienda dove abbiamo fatto delle riprese, delle belle trasmissioni per mettere ancora in evidenza quella che era il mondo agricolo e quella che era la realtà che oggi ci circonda. Devo ringraziare un po' tutti voi di questa presenza ottima. Dateci una mano come emittente, Tenne principalmente, che oggi è seguita da tutta la Calabria. Ci sono le eccellenze, ci sono delle produzioni, c'è un distretto agroalimentare di qualità, però il sostegno, attenzione, non deve essere soldi che vengono a pioggia, ma deve essere mirato alle eccellenze calabrese. Per questo vanno protette. La protezione significa essere guardati per come produciamo, per quello che facciamo, per le politiche sociali che facciamo. Io vi ringrazio ancora una volta, non devo aggiungere altro. Grazie Presidente. Allora, da questo magnifico angolo dell'azienda Torre di Mezzo, dove vediamo alle nostre spalle questa magnifica struttura ristrutturata che è la dimora dei Caligiuri di oggi, noi rivolgiamo un cordiale saluto ai nostri telespettatori e ci diamo appuntamento alla prossima occasione.